insomma, abbiamo deciso di posticipare la tradizionale stagione nell'anno nuovo, auspicando in un anno più sereno, in un anno più di salute, con scusate ragazzi, però sennò io non riesco a farmi sentire da loro, e con un anno un pochino più positivo. E questa stagione si snoderà quindi tra febbraio e giugno 2021. Siamo qui oggi a presentarla con grande coraggio, direi, come sempre Musica Insieme getta il cuore oltre l'ostacolo e presenta questa stagione senza avere ancora delle nozioni certe sulla tempi di apertura dei teatri, su quanti posti potremo mettere a disposizione dei nostri abbonati alla riapertura, quando sarà. Ma comunque abbiamo deciso di stare vicini al nostro pubblico e soprattutto di metterci a disposizione della comunità, della nostra città, della nostra regione e del nostro paese, vedrete poi perché, in questo momento così difficile, dare un segno di speranza, un segno positivo, un balsamo anche al pubblico, a tutti quanti, perché vi devo dire che durante il lockdown il pubblico ci è sempre stato vicino, è sempre stato in contatto con noi, insieme ai nostri sostenitori e a tutti gli artisti con i quali abbiamo condiviso momenti davvero, davvero molto difficili. Quindi diciamo che dopo un momento di apparente spensieratezza dell'estate, in cui comunque ci siamo resi disponibili, abbiamo riempito letteralmente insieme al Comune di Bologna e il nostro partner di tutte le iniziative e a tutti gli altri nostri collaboratori la città di musica, abbiamo per primi riaperto, sempre grazie al sostegno del Comune, le porte del Teatro Manzoni con lo straordinario concerto il 19 di settembre di Papà Neopano. Siamo riusciti a portare a termine il percorso di porta delle tappe bolognesi i primi di ottobre e abbiamo felicemente inaugurato anche il Bologna Moderna, il Festival delle Arti e delle Musiche Contemporanee in collaborazione con il Teatro Comunale. Dopodiché di nuovo silenzio, di nuovo chiusura, di nuovo veramente tanta incertezza. E qui ancora una volta con l'accompagnamento, il sostegno, devo dire la fiducia, ma anche il coraggio un po' della Regione Emilia-Romagna, abbiamo trasmesso quello che sarebbe stato il secondo appuntamento di Bologna Moderna in live streaming dal Teatro Comunale, che è stato trasmesso sull'Epida TV, mi hanno detto alcuni giorni fa, anche riproposto, e quindi è stato anche quello un grandissimo segnale di speranza. Abbiamo deciso di presentare questo cartellone appunto, senza grandi certezze, per accompagnare un po' i nostri amici, la nostra città, il nostro pubblico, fino a Natale, con un particolare calendario dell'avvento che sta arrivando nelle case dei nostri amici, abbonati e di tutti voi, anche forse a chi adesso non ce l'ha, però Mauro, Matteo, così. E un calendario dell'avvento dove dietro ad ogni casella letteralmente scopriranno la stagione e quindi 12 appuntamenti dell'anno prossimo. Abbiamo anche scritto, mi sono dilettata anche a scrivere una filastrocca di Natale, proprio per dare un segno di positività e un momento di leggerezza in un momento così pesante. Il messaggio di Musica Insieme per questa stagione è un messaggio importante. Abbiamo scelto di invitare per questa stagione così speciale tutti artisti italiani, perché gli artisti italiani, insieme naturalmente a gran parte dell'economia del nostro paese, sono quelli che in questo momento hanno sofferto di più queste chiusure e queste privazioni senza sussidi certi e quella chiusura prolungata di tutti i luoghi dello spettacolo. E quindi non certamente che gli altri artisti di tutto il mondo abbiano sofferto di meno, ma questo vuole essere un po' il nostro contributo per sostenere il nostro paese in questo momento. Quindi 12 grandi concerti che riuniscono maestri straordinari, prime assolute, composizioni importanti e che quindi diciamo danno un segnale forte di unione ancora una volta. Non soltanto questo, ma abbiamo anche chiesto uno sforzo in più ai nostri artisti. Abbiamo chiesto lo sforzo di inventarsi una sorpresa, un messaggio rivolto al futuro,
rivolto ai giovani, e quindi ognuno di loro nell'ambito della propria esecuzione dovrà presentarci un progetto legato a un giovane esecutore, a un giovane compositore o altre cose che poi più tardi Fulvia vi spiegherà un pochino più nel dettaglio, ma non vi sveleremo tutto oggi perché ci saranno anche tante altre sorprese nel corso del, cioè qualcuno, nel corso delle prossime settimane. Ma insomma, la cosa importante è che volevamo far passare il messaggio che noi siamo qui, che la musica non si ferma, che Musica Insieme continua a lavorare perché tiene sempre presente la vocazione di, diciamo, di non siamo soltanto operatori di diffusione culturale, ma abbiamo una responsabilità per la nostra funzione sociale, quindi stare vicino al pubblico, formare i giovani, tenerli legati a noi. Oggi pomeriggio avremo un importante incontro anche con tutti i licei superiori per vedere come ovviare a questo momento, per tenere collegati i giovani, perché è davvero sempre più importante dare fiducia ai nostri giovani, che saranno i maestri del futuro della musica, ma anche il pubblico del futuro. Per cui io ringrazio davvero tantissimo tutte le istituzioni che sono gli amici, Matteo, Mauro e tutti i collaboratori, tutti coloro che lavorano con noi. Siamo veramente una squadra fortissima, una squadra straordinaria, perché siamo convinti che insieme si possa sempre andare avanti, guardare con ottimismo e sicuramente dare delle proposte importanti alla città e alla comunità. Grazie naturalmente al nostro pubblico, grazie ai nostri sponsor privati che sono sempre stati accanto a noi, nonostante, come voi potete ben immaginare, la difficoltà in cui anche tutte le aziende stiano vivendo in questo momento con i loro dipendenti. Per cui questo calendario dell'avvento naturalmente è una cosa simbolica, ma verrà anche pubblicato sulle pagine di Facebook, su Instagram e su tutti i nostri social. E ragazzi, rimaniamo davvero uniti, perché la cosa più importante è far passare il messaggio che la cultura è un bene fondamentale, è un nostro grandissimo diritto e noi non ci dobbiamo fermare. Quindi siamo qui, aspettiamo il Natale tutti insieme e speriamo che l'anno nuovo ci porti cose buone. Adesso direi che ringrazio tutti voi, non voglio dilungarmi perché c'è chi è in macchina, c'è chi è preso da tante cose, ma abbiamo anche qui presenti alcuni tra i nostri protagonisti del cartellone, che dopo magari, se avrete voglia di insomma, fare qualche domanda, intervistare, parlo ai giornalisti, che ringrazio perché anche loro sono sempre stati molto attenti a tutte le cose che proponiamo, perché la comunicazione è davvero anch'essa molto molto importante. Quindi passerei senz'altro la parola a Mauro Felicori, e che ringrazio, e prego. Prego Mauro, a te. Attiva il microfono Mauro, perché non ti sentiamo. Sono qui per l'ennesima dichiarazione di amore a Musica Insieme, che è stata ed è una pionieristica esperienza di rapporto fra pubblico e privato nella gestione della stagione cameristica di Bologna. Un'esperienza molto importante e che diventa oggi un'esperienza di coraggio, perché la stagione che va a iniziare a febbraio è una stagione importante. Giustamente si soccorre anche gli artisti italiani, ma non è un grande sacrificio, perché nel mondo globale dobbiamo avere l'orgoglio dei nostri artisti, dei nostri musicisti e della nostra tradizione musicale. Giustamente abbiamo fatto insieme delle esperienze, continueremo a farne, ne sta facendo un po' tutto il mondo della musica, che nel digitale, siccome il pubblico non può andare nei teatri, attraverso lo streaming entra nelle case degli italiani. Vedete che ormai le proposte sono sempre di più. Con il Trio di Parma, Musica Insieme ha fatto una bellissima iniziativa. Direi che alla fine dell'epidemia avremo scoperto che, oltre all'esperienza insostituibile della musica dal vivo, della presenza in sala, della vicinanza con gli artisti, si aggiungerà un nuovo filone di lavoro, che sarà la possibilità con lo streaming
di far ascoltare i nostri artisti a tutto il mondo, di far ascoltare il nostro lavoro a tutto il mondo, e quindi anche grazie al coraggio di Musica Insieme usciremo più forti e più ricchi da questa tragedia che ci sta attraversando quotidianamente. Auguri, buon lavoro, complimenti, complimenti, complimenti. Grazie Mauro per le bellissime parole, poi grazie soprattutto per essere sempre con noi concretamente. Grazie di cuore. La parola a Matteo Lepore. Grazie Matteo, a te. Buongiorno, buongiorno Alessandra, saluto tutti, ringrazio per la partecipazione, saluto anche Mauro. Ovviamente anche noi come amministrazione comunale siamo molto felici di questa vostra scelta, perché è un segnale molto importante a tutto il mondo della cultura cittadino e a tutto il pubblico. E continueremo a sostenervi, lo facciamo con grande entusiasmo, e proprio in questi giorni abbiamo chiuso il nostro bando sulle produzioni musicali, abbiamo ricevuto un numero importante di proposte, non voglio dare ulteriori notizie su questo perché non voglio rovinare la conferenza stampa, ma su questo sicuramente daremo altre notizie più avanti. Anche con la regione stiamo facendo alcune operazioni. Devo dirvi che il mondo della musica nella nostra città sta emergendo in questa pandemia in modo davvero importante, cioè come altre cose che abbiamo visto con il Covid stanno emergendo le persone, sta emergendo la quantità di artisti e di soggetti attivi nei territori e nella città che si occupano di musica a livello lavorativo, a livello artistico. E c'è una comunità molto importante a Bologna a livello musicale, insomma lo sappiamo che abbiamo vinto il titolo UNESCO per questo, ma adesso in questa pandemia li abbiamo proprio visti fisicamente, e non è solo una questione di storia, è anche una questione di lavoro e di presenza. Quindi credo davvero che ogni volta che noi presentiamo una stagione, un progetto, dobbiamo ricordarci di dedicarlo a chi lavora in questo settore e assumerci l'impegno di fare tutto il possibile perché possa essere portato avanti. Come sapete, col Teatro Comunale abbiamo sperimentato l'uso del Paladozza. Ogni azione che noi facciamo nei luoghi della musica in queste settimane è davvero un esperimento per provare a superare gli ostacoli. Ci auguriamo tutti che l'anno prossimo si possa tornare con il pubblico per lo spettacolo dal vivo. Sappiamo che sarà molto complicato, ma Bologna è pronta ad affrontare tutte le indicazioni che il governo ci darà per poter ritornare presto ad avere un rapporto con il pubblico in qualunque forma e in qualunque modo. Grazie e buon lavoro. Grazie Mauro. Matteo, scusate, guardavo Mauro. Grazie Matteo, davvero. Ecco, è molto molto importante questo gioco di squadra. Io ci tengo a sottolinearlo perché Musica Insieme si mette davvero a disposizione della comunità, della città, della regione. Siamo qua e adesso passerei senz'altro la parola a Fulvia De Colle, che vi racconterà un po' brevemente tutti gli appuntamenti di questa prossima stagione di Maestri Italiani. Ricordiamoci che siamo un popolo straordinario e abbiamo una creatività che supera veramente qualunque aspettativa. Bene, passo la parola a Fulvia, a dopo. Vieni Fulvia. Dobbiamo fare il cambio postazione. Facciamo effetto, ecco. Di nuovo un saluto a tutti e grazie agli amici Simone Gramaglia del Quartetto di Cremona, Alessandro Cadario, Marco Taralli, e che diciamo che Musica Insieme fra voi e non solo con voi ha una, credo di poter dire che è un rapporto di amicizia il nostro, e penso che in un momento come questo sia importantissimo fare squadra per vincere sfide dure come questa. E le circostanze fra l'altro ci hanno riportato quasi fatalmente a generare questa stagione esattamente 10 anni dopo Maestri d'Italia, che organizzavano nel 2010-11 per celebrare proprio i 150 anni dall'Unità d'Italia. E penso che questa unità, diciamo dalle Alpi all'Etna, oggi forse più che mai sia qualcosa in cui credere e da ricordare
con più forza ancora in questo momento. E di quel cartellone abbiamo chiesto anche oggi di tornare a portare a testimonianza della grandezza della scuola d'arte italiana, ad esempio maestri universalmente riconosciuti come Salvatore Accardo, Mario Brunello, Giovanni Solli, ma Massimo Quarta, e non li sto a elencare tutti, avrete naturalmente il calendario, con pagine solidissime che c'erano anche allora appunto in quel cartellone, come il Quartetto di Cremona e il Prometeo, e ancora interpreti come Mariangela Vaccatello, che proprio quell'anno debuttò nei nostri cartelloni. Altri invece saranno qui per la prima volta perché erano in certi casi anche adolescenti o poco più, come il caso di Beatrice Rana, Simone Rubino o anche di Francesca Debo, che chiuderà in maggio con il concerto diretto appunto dal maestro Cadario. Beatrice Rana, quasi simbolicamente, l'abbiamo chiamata ad aprire questa stagione l'8 febbraio con un programma in cui Bach si specchia con i quattro scherzi di Chopin, e che lei stessa appunto esegue in integrale con grandissima passione. E come ha detto bene la Presidente prima, abbiamo chiesto a tutti quegli amici di Musica Insieme di portare un messaggio un po' di speranza, di fiducia, di apertura verso il futuro, e ognuno l'ha letto a proprio modo, quindi io farò solo qualche esempio, naturalmente scorrendo il calendario per non annoiarvi. Già nel secondo appuntamento, il 22 febbraio, abbiamo un duo già piuttosto eccentrico, che è quello di Enrico Dindo al violoncello e Simone Rubino alle percussioni, che faranno già una serie di scambi di ruoli, e naturalmente con un grande attenzione agli autori italiani. Ci sarà nuove musiche di Roberto Mulinelli e di Carlo Boccadoro, e un omaggio a Piazzolla nel centenario della nascita, e anche un singolare passaggio proprio generazionale del testimone, proprio per inaugurare quest'idea del futuro. Ci sarà infatti in un brano proprio di Piazzolla Daniele Dindo, che ovviamente è figlio d'arte, però suonerà il vibrafono perché è anche allievo di Rubino. Quindi questa è stata una delle prime idee che ci hanno dato quando abbiamo chiesto loro appunto di pensare al futuro, e ci è piaciuto ovviamente molto. Ma citerò anche Giovanni Sollima, che ha riunito per questa occasione una percentuale, il 5% cellos, appunto dei 100 cellos, tutti ragazzi giovani, e molti di loro sono anche del nostro territorio, e anche lui farà una parte solistica con un omaggio a Stravinsky, un altro centenario, cinquantenario della morte, scusate, e piuttosto buffo, nel senso che pazzo come al solito sono le sue idee, e suonerà i tre pezzi per clarinetto solo al violoncello. E poi ci sarà una parte in ensemble con anche una prima esecuzione assoluta di Nicola Segatta, che sarà nell'ensemble ed è anche compositore, e che ha dedicato proprio a Sollima, in quanto lo riconosce come il suo mentore, maestro non solo di musica. E questa è un'altra cosa molto importante, perché penso anche che in questo momento sia molto significativo ricordare le discendenze, le eredità, riconoscere i maestri, perché è un momento in cui stiamo fatalmente perdendo, tragicamente perdendo anche tantissimi grandi artisti e intellettuali, e credo che aggrapparci un po' alle radici e riconoscere molto l'eredità dei maestri serve anche a tenere la rotta dritta in questo momento particolarmente difficile e che ci vede spesso privi di riferimenti. Molto importante quindi metterci in ascolto del nuovo, e non soltanto attraverso naturalmente l'invito dei giovani, lo faranno anche tanti altri ensemble, e appunto come diceva Alessandra prima, non vogliamo svelare tutto, ci saranno diverse sorprese, ma ci saranno anche tante prime esecuzioni assolute, alcune di esse quasi tutte direi commissionate da Musica Insieme stessa per questa stagione. Farò due esempi appunto che secondo me sono molto significativi. Il duo di Massimo Quarta e Pietro De Maria ci porterà, è interessante anche lo sguardo che poi riprenderà anche il Quartetto di Cremona, cioè proprio l'ispirazione per queste prime assolute che abbiamo chiesto a dei compositori importantissimi come Nicola Campogrande nel caso di Quarta De Maria e Fabio Vacchi nel caso del Quartetto di Cremona, i quali si ispireranno rispettivamente alla scrittura di Brahms e all'arte della fuga in particolare di Bach nelle loro composizioni originali. E quindi questo importante gioco di specchi naturalmente fra le radici e il nuovo che ci interessa molto. Il progetto del Quartetto di Cremona, tra l'altro, è un progetto che ci vede insieme al Comitato Amour, che è questa rete che
si è costituita già nel 2015, di cui noi siamo tra i fondatori, che unisce ancora una volta, devo dire, dalle Alpi all'Etna, proprio lungo tutto lo stivale, una decina, anzi in crescita, di associazioni concertistiche, e ancora una volta ritengo che proprio questa voglia di fare sistema e di portare la musica appunto anche in una dimensione nazionale, non soltanto locale, sia importantissimo, specie in questo momento. Un'altra prima assoluta, vedo qui due elementi fondamentali, sarà quella appunto di Marco Taralli, correggimi se sbaglio Marco, è il concertino quarto per violino e orchestra, che affideremo alla bravissima Francesca Dego con l'orchestra Pomeriggi Musicali diretta da Alessandro Cadario. E naturalmente adesso io, essendo una prima assoluta, non mi permetto di dare anticipazioni, poi se Marco Taralli vorrà dire qualcosa, se qualcuno avrà qualche domanda, siamo immagino a disposizione. E a chiudere la stagione, il 14 giugno, un altro progetto di quelli veramente visionari che succedono sempre quando di mezzo c'è Mario Brunello. E con Mario Brunello, appunto, alla domanda come vedi il futuro, è nato questo progetto in cui noi gli abbiamo creato intorno una vero e proprio un ensemble, ben 10 promesse mantenute, tutti i ragazzi di questo della zona, diciamo, giovani bravissimi, che lo torneranno in un carnevale degli animali di Saint-Saëns, altro anniversario, se questo può essere più che altro uno stimolo, ecco, ma anche un'operazione artistica e teatrale insieme all'Atelier dell'Errore, che è questo straordinario laboratorio che è nato nel reparto di neuropsichiatria infantile di Reggio Emilia, da cui poi è cresciuta anche una vera e propria compagnia di teatro ed arte, che ha risvegliato l'interesse anche del mondo medico-scientifico, perché appunto ne sono nati prodotti incredibili e anche naturalmente dato possibilità a molti di questi pazienti e ex pazienti di trovare un inquadramento professionale. Il concetto molto bello, poi chiudo, di questi lavori dell'Atelier dell'Errore è quello di opera d'arte relazionale. A noi piace molto questo concetto, proprio perché come Musica Insieme per noi lo interpretiamo l'opera d'arte relazionale come la condivisione delle emozioni, delle vibrazioni, quella condivisione unica che soltanto, lo ripeto per l'ennesima volta, non ci stancheremo mai, credo, di ripeterlo, la musica dal vivo, l'esperienza del concerto dal vivo può darci, ma di certo noi, fin tanto che non potremo essere in presenza, faremo ogni cosa con ogni nostro mezzo per continuare ad esserci. Grazie. Ah, scusate, dimenticavo, vorrei dirlo in maniera un po' più leggera, citando gli ultimi 4 versi della filastrocca della nostra presidente, che è emerso anche un talento di rimatrice. Chiediamo in coro a Babbo Natale pace, salute e il concerto serale. Viva la musica, viva il teatro, il posto più bello che ci sia mai stato. Brava Alessandra. Bene, adesso mi silenzio e naturalmente se ci sono domande, interventi, credo che ringraziamo anche gli amici che sono qui presenti per contribuire. Ah, provo a fare una domanda, non so se c'è un turno di domande, spero che mi sentiate. Innanzitutto complimenti per il coraggio, perché già pensare a giugno, febbraio è qualcosa di utopistico, però insomma si va avanti anche con le utopie. Ma e quindi la campagna abbonamenti non è ancora, come il pubblico, come si deve preparare, diciamo, alla prenotazione, queste cose burocratiche che adesso sembrano così inattuali? Grazie. Sì, no, possiamo rispondere, rispondiamo ancora. Appunto, il concetto proprio è stato di presentare per dare un momento di leggerezza, un qualche cosa da attendere, ma naturalmente siamo arrivati ancora prima del prossimo DPCM, siamo arrivati ancora prima del 3 dicembre, perché volevamo arrivare nelle case con questo calendario, ma non appena avremo, appunto, ci sarà dato conoscere tutte le dinamiche, naturalmente sarà opportuno fare un aggiornamento, diciamo, della conferenza stampa, ecco, con le modalità di abbonamento. Quando riapriremo, chi può dircelo? Come riapriremo? Altra domandona. E quindi niente, restiamo in attesa.
Naturalmente sappiamo che sono possibili tutte, no, le varianti del caso. Quando dicevo che faremo con tutti i nostri mezzi, intendevo sul serio, nel senso che va dalla disponibilità degli artisti, che ringraziamo, a fare un doppio spettacolo, nel caso di capienze ridotte, alle queste riprese, ma insomma tutto può essere, aspettiamo e vediamo. L'importante era per noi dire che la stagione è bellissima. È bellissima e che speriamo di poterla realizzare, naturalmente di poter raggiungere il maggior numero di persone possibili. Questo al momento non ci è dato saperlo, ma lotteremo in qualunque modo per arrivare più lontano possibile. Simone forse voleva dire qualcosa un attimo fa. No, ma la mia era solo legata, ciao, era legata soltanto al fatto della filastropia. Io il calendario assolutamente vi mando l'indirizzo, ma lo voglio appendere, è stupendo. Sì, stupendo. Grazie. Poi, sicuramente complimenti per la sempre grande dinamicità. Per noi musicisti, insomma, da musicista devo dire che è fantastico sentire persone come voi così motivate e così pronte in un momento così, in cui è molto facile adagiarsi, come dire. Invece questo è una grande forza, non che ci fossero dubbi, però è molto bello e la stagione è stupenda. Io sono felicissimo di questa vostra, come dire, questo vostro legame. Io ricordo ancora la stagione, quella Maestri Italiani nell'11, era stata bellissima, e devo dire che sentire in Italia qualcuno che parli così, con questa energia e con questa stima nei confronti dei musicisti italiani è sempre bello. Soprattutto una stagione importante come la vostra, quindi questo è sostanzialmente un ringraziamento. È vero, come diceva Fulvio, noi ci conosciamo da tanti anni, possiamo dire ormai di avere un bel rapporto artistico e di amicizia, però devo dire che, ecco, ancora di più oggi avere da musicisti e da artisti, avere il sostegno di una importante associazione come la vostra concertistica è fondamentale, perché come diceva anche all'inizio l'assessore, credo, se non ricordo il nome, insomma, ecco, che ho visto oggi per la prima volta, è veramente gli artisti in generale, valorizzare l'arte e gli artisti italiani è qualcosa di importante che andrebbe fatto anche di più. E quindi complimenti a voi che andate avanti sempre in questa direzione. Grazie Simone, naturalmente questo non sarebbe possibile se non ci foste voi ad ascoltarci e a condividere i problemi, ad essere nostri partner, a sacrificarvi in qualche modo, in qualche momento anche, insomma, lo sappiamo. Quindi grazie a voi, perché è sempre un lavoro reciproco, è sempre naturalmente un gioco di squadra, è molto molto importante. Devo dire che la cosa positiva di questo lockdown secondo me è stato proprio quello di ancor di più rafforzare proprio questo senso di unione, di forza, di stare insieme. Sì, è vero. Grazie Alessandra, una battuta velocissima e poi mi taccio sul pezzo di Fabio Vacchi, sul brano, anzi. Devo dire, lui lo ha chiamato Lettera a Johann Sebastian Bach, appunto, però dovrebbe essere ispirato all'arte della fuga, comunque in qualche modo. Per il momento lo stiamo studiando. Devo dire che l'unico frammento che abbiamo trovato ispirato a Bach è l'ultimo accordo, che è in re minore. Poi vedremo se troviamo qualcosa. Se troveremo qualcosa. Grazie, grazie Simone. Alessandro, volevi dire qualcosa? No, in realtà mi faceva piacere salutare tutti e ringraziarvi per queste belle notizie positive in questo momento, dove anche tutti i nostri impegni esteri hanno spostamenti, cancellazioni, insomma, e non è facile anche per noi avere degli obiettivi a medio termine e alcune piccole certezze. E in una stagione importante come quella di Musica Insieme è motivo di veramente di rimanere attivi e anche propositivi, con una bella energia. Io ieri ero qui a Pesaro per la recita del Viaggio a Reims, pensavo che poi stamattina ci sarebbe stata questa bella conferenza stampa, avremmo parlato di un progetto per la primavera, e insomma, che alla fine è un momento difficile, ma tutto va avanti. E io voglio pensare, anche se magari non tutti sono convinti di questo, che qualche possibilità di uscirne, se non più forti, con qualche idea più chiara su come sopravvivere, come portare avanti tutto quello che è il nostro mondo della musica classica nel futuro. Spero che almeno questo l'avremo raccolto, qualche spunto in tal senso. Quindi io vi ringrazio e spero di vedervi tutti dal vivo al concerto a maggio. Grazie.
Grazie mille Alessandro, grazie, complimenti anche per le cose che stai facendo. Marco, hai il piacere di dire qualcosa, raccontarci qualcosa? Prego. Non si sente, eh? Ecco, adesso... Ora... Ciao Marco. Di attivare il microfono, abbiate pazienza. Io sono ancora un compositore alla vecchia, lavoro ancora con la matita e con la carta, quindi insomma devo lavorare, il computer per me rimane ancora un oggetto estraneo. Beh, intanto saluto tutti, sono onorato di far parte di questa, di questo cartellone, così che insieme è fra le realtà più prestigiose non solo in Italia, quindi avere una commissione da una realtà come Musica Insieme è una cosa molto importante. E tornare a lavorare con l'amico Alessandro Catario, che stimo molto e con cui abbiamo fatto molte cose insieme, e lavorare con Francesca Deco, sono tutte quante una serie di sfide che vanno a coincidere proprio con questo momento, che è poi la sfida più grande che però vedo che stiamo già vincendo, perché siamo tutti quanti, siamo tutti uniti, siamo tutti insieme, non molleremo mai, di questo ne sono certo. Certo, per me, io faccio il compositore, quindi la mia vita è sempre quella di stare chiuso dentro casa con una matita in mano, quindi alla fine scriverò il concerto per violino, anzi lo sto, proprio sono qui nel mio studio e lo sto scrivendo proprio in questo momento, in questi giorni qui lo sto lavorando. E spero veramente che a maggio di poterci essere tutti quanti dal vivo, di poterci abbracciare e di poterci stringere la mano come facevamo prima. Ma se non sarà possibile, lo faremo lo stesso virtualmente, e sono certo che Musica Insieme farà bene come ha sempre fatto. Grazie a tutti voi. Grazie Marco, grazie di cuore a tutti. E qualcuno, qualche nostro amico giornalista, qualche nostro amico presente ha piacere di chiederci qualcosa o chiedere qualcosa agli artisti presenti? No. Bene, si vede che siamo stati esaurienti. Allora, un abbraccio virtuale a tutti voi, speriamo di rivederci presto, stiamo connessi, stiamo positivi e speriamo di tornare presto in teatro, questa è la cosa più importante. Bene? Passate delle buone feste e serene, con uno sguardo al futuro. Grazie Matteo che sei tornato, grazie a tutti voi. Grazie a tutti, buona giornata. Ciao.